È sabato, fratelli, e la Chiesa ci porta dentro il cuore di Cristo, dentro il cuore del suo insegnamento, del discorso della montagna, del cuore del cristianesimo. Avete inteso che vi fu detto? Vi fu detto qualcosa che è adeguato alla natura umana. Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico, nel senso che difenderai la tua prossimità, difenderai ciò che è prossimo alla tua vita. E odierai, cioè ti difenderai, da chi cercherà di impossessarsi delle tue cose, della tua casa, dei tuoi averi. Mi sembra ragionevole, ma io vi dico, e quell'io è enfatico, quando Gesù usa questa parola sta parlando di Dio, sta parlando in quanto è Dio. Allora Dio dice, è stato detto questo, ho detto questo pedagogicamente, quando li stavo formando come mio popolo. Dio è il più grande pedagogo, sa che chi sta dentro un pozzo nero, dove odia amico e nemico, dove il prossimo ci mette un 12 secondi a diventare un nemico, prendere un uomo dalla situazione ferita gravemente dal peccato, prendere un uomo che è completamente cieco, che non conosce Dio, che ha dimenticato Dio, un uomo dentro il quale l'immagine divina è completamente sfigurata, che praticamente non si vede più, e riportarlo alla immagine splendente e meravigliosa del suo creatore, necessita tempo, processo. Un cammino di conversione. Questo per dire che mette i brividi questa parola, ma è una parola quaresimale, ed è una profezia, e indica la strada, e dice guarda, cammina qui, perché è qui che stiamo andando, a questa perfezione, e soprattutto a una quaresima. Magari tu e io oggi, mettendoci davanti a questa parola, scoprissimo di essere pieni di nemici, magari scoprissimo che quello che è prossimo è il mio nemico, allora capiremmo che abbiamo sperimentato forse un tempo quello che sperimenta il mondo, che forse stiamo sperimentando ancora oggi. Gesù è venuto a dare il compimento alla parola. Siate perfetti come è perfetto il vostro Padre Celeste, vuol dire siate ricolmi di tutta la grazia, di tutto il compimento della parola. È perfetto chi non manca di nulla, questo significa perfetto. Ho la grazia in ogni istante perché si compia in me, perché io compia la legge, la parola. Attenzione, perché Gesù non sta contraddicendo per nulla amerai il tuo prossimo, odierai il tuo nemico. Lo spiega, e lo spiega con l'amore ai nemici. Un pagano, un pubblicano, vive del momento, vive dei sentimenti, vive della carne. Chi è il mio prossimo oggi? Mia moglie. Chi è il mio prossimo oggi? Mio figlio. Questo è il mio prossimo, il mio familiare. Il Signore viene a dare perfezione, cioè viene a perfezionare, cioè viene a dare compimento quello che l'uomo non è stato capace di dare. Perché non è stato capace di capire? Perché il demonio gli ha annebbiato la vista e infettato la mente, perché gli ha avvelenato il cuore. Il problema qual è? Chi è il nemico e chi è il prossimo? Chi è il nemico? Pietro è il nemico. Il prossimo, il più prossimo. Tu sei Pietro, su questa pietra fonderò la mia chiesa. E tu mi tradisci. E tu apostati. Tu sei mio nemico, tu mi hai crocifisso. Voi avete rinnegato il santo, cioè voi, il popolo, il prossimo, è diventato nemico del Messia. La vita di Gesù Cristo è stata una vita profetica. Il rifiuto patito, subito, la sua passione, il processo, la croce, il sepolcro e ovviamente la resurrezione sono l'omelia, la spiegazione di questa parola di vita. Amerai i tuoi nemici perché hai odiato il tuo nemico. Amerai i tuoi nemici perché hai odiato il tuo vero e autentico nemico, che è il demonio che ti insinua che Dio è tuo nemico e che quindi permette che il tuo prossimo gli si cambi in nemico. Se tu hai instillato nel cuore questa menzogna, se sei così avvelenato, allora tua moglie che non ti accetta, tua moglie che comincia ad esigere, tua moglie che guarda ogni cosa che tu fai e ti pianta lì una grana terribile perché non la capisci, perché non sei attento alla sua vita, non sei attento ai suoi problemi, non sei attento alle sue fatiche, non dai valore ai suoi impegni, ai suoi sforzi. Piano piano, tua moglie, la persona con la quale ti unisci, la più prossima, quella che è diventata sacramentalmente una carne sola con te, diventa tuo nemico, perché il tuo occhio è malato, perché la tua mente è malata, non discerni. Allora comincia il rancore, comincia la stanchezza, comincia il giudizio, comincia la mormorazione, e quello non si sa dove può portare. Può portare anche ad uccidere fisicamente, o se dici pazzo di un fratello, cioè se lo giudichi, è ucciso nel tuo cuore. Se Dio è nemico, la storia che Dio conduce, le persone che sono al mio fianco, i miei prossimi, diventano automaticamente nemici, quando non seguono i miei criteri, quando contrastano i miei progetti. Nemici che vengono a divorare la sua vita, che vengono a invadere i miei territori, il mio onore. Vedete che è tutto confuso, non ami più il tuo prossimo. Magari cominciassi ad amare il prossimo tuo come ami te stesso, ma non ami te stesso, perché se non puoi amare il prossimo, tu odi te stesso. Se Dio è tuo nemico,
tu sarai il tuo primo nemico, perché ti sforzerai, cercherai di ottenere cose, darti piaceri, di saziarti con il veleno. Ti farai del male, invaderai la tua stessa dignità, tu invaderai la tua stessa dignità, tu perderai, ucciderai la tua coscienza, tutto per questa menzogna del demonio. Puoi amare il tuo nemico se odierai il tuo vero nemico, ma non abbiamo il potere di odiare il nostro nemico vero, il demonio. Non possiamo, perché in fondo, anche se ci fa soffrire, anche se abbiamo fatto molte esperienze di quanto il demonio col suo inganno ci ha fatto soffrire, non lo so io, un adulterio, un rancore con una persona, la droga, l'alcol, la sessualità usata male, anche avendo sperimentato la morte, se dentro nel profondo del nostro cuore non è tolta questa radice velenosa, per cui noi continuiamo a credere che in fondo Dio è ingiusto con noi, continueremo ad odiare, ad avercela con Dio e a non riuscire a rinunciare seriamente a Satana. Prima del battesimo c'erano le rinunce, quelle che noi rinnoveremo nella notte di Pasqua. Rinuncio a te, Satana, alle tue pompe, cioè vuol dire a tutte le tue menzogne, a tutti gli idoli che mi hai presentato, le pompe diaboliche, con le quali mi hai sedotto, queste falsità con questa apparenza. Ma per dire rinuncio a te bisogna fare un cammino molto lungo, dove cominciare a sperimentare di amare il prossimo, di cominciare a vedere il prossimo, come un dono di Dio per me, per la mia vita, così com'è. L'aiuto adeguato a me, mia moglie, mio marito, l'aiuto adeguato a me, i genitori adeguati a me, con i loro difetti, con i loro peccati, con le loro mancanze. Così i propri figli, così le persone accanto, amare la propria storia, che è prossima. Ma questo ci vuole molto tempo, c'è questa quaresima, c'è la nostra vita, c'è un percorso di fede che sempre vi invito a fare nella Chiesa, serio, dove scendiamo verso le acque del battesimo, sperimentando quello che c'è nel nostro cuore e soprattutto sperimentando quello che oggi il Signore dice. Il Padre vostro fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Cioè non c'è parzialità in Dio. Dio conosce la tua parte giusta e la tua parte ingiusta. Il Signore non ti tratta secondo i tuoi peccati. Il Signore ama. Dio è tuo padre. Ti sei ribellato, ti ribelli, sei ingiusto, sei cattivo, sei schiavo, pensi il male, lui non ti toglie il sole, con tutto quello che significa la vita. Non ti toglie la pioggia, non ti toglie la possibilità di bere, non ti toglie la possibilità di convertirti. E questo è una profezia di Cristo, della sua morte e della sua resurrezione. È morto per i giusti e per gli ingiusti, anzi, per tutti gli ingiusti, perché lì sulla croce scopriamo che sono tutti ingiusti. Ha fatto piovere sangue ed acqua dal suo fianco squarciato sui suoi assassini, su di te, su di me, che abbiamo odiato Dio, che abbiamo odiato Cristo, su Pietro, il suo amico più vicino, su Giuda che lo ha baciato, l'amico. Questa è l'esperienza fondamentale che il Signore ci vuol far fare in questa quaresima, come in tutti i giorni della nostra vita. Tu sei il nemico, ti ha amato, ha visto in te l'amico, non essendo nemico, ha visto in te il prossimo, perché è Dio, perché è perfetto, perché in Dio non manca nulla per amare, infinitamente, cioè Dio è infinito, è amore infinito, è amore senza limiti, Dio ama, punto, Dio è misericordioso, punto, Dio è Dio. È il tuo vero prossimo, è quello che si fa prossimo alla tua vita. Ricordate la parabola del buon samaritano? E si è fatto eretico, non i sacerdoti, non i leviti, non le persone pie, giuste, ma no, un eretico, un samaritano, cioè Cristo che si è fatto l'ultimo per venire a te, distrutto nella morte, distrutto dai ladri, dai malfattori, dal demonio, che ha distrutto in te l'immagine di Dio. Lui la riesce a riconoscere, la prende sul suo giumento, sulle sue spalle, con la pecora perduta. Lui si fa prossimo alla tua vita, senza condizioni, ti ama. Oggi lo sperimenterai in questa Eucaristia che celebrerai, lo sperimenterai ogni giorno nei sacramenti del perdono e della riconciliazione, con questa parola che viene a te, è come un manto di misericordia, il soffio dello Spirito Santo che viene a toccare le fibre più intime. Tu sei mio prossimo, tu sei mio fratello, tu sei mio figlio, io ti amo, io ho fatto piovere sulla tua vita, anche quando hai fatto le peggiori cose. Questo aprirà gli occhi su chi è il tuo vero nemico, che quello che sembra un tuo amico, quello che sembra uno che ti dà ragione, uno che ti alliscia il pelo, che ti adula, uno che dice poverino, che incompreso sei, questo è il tuo nemico, ed è il nemico da odiare. Il nemico da odiare è il demonio. Allora potrai fare la tua rinuncia, se sperimenti quanto sia stupendo, meraviglioso, essere amati da Dio. Vivere con Gesù Cristo, sperimentare il suo perdono, il suo abbraccio, essere una sola carne con Lui. Solo questo ti potrà fare rinunciare al demonio, perché man mano che Cristo si fa prossimo a te, più vicino a te, più la schifezza di vita nel rancore, nell'odio, nella concupiscenza, nell'attaccamento al denaro, diventa brutta, diventa inadeguata, diventa da vomitare, da rinunciare. Allora dice, che merito ne avrete?
Tu pensi di aver fatto qualcosa? C'è un merito? Cioè, c'è una ricompensa? C'è Cristo! Perché il merito è Cristo, è come la ricompensa. Il tuo merito è Cristo in te. C'è una giustizia superiore a quella umana o religiosa. C'è la vita eterna dentro di te, se vivi come i pagani, seguendo il tuo istinto, seguendo i sentimenti. Un sentimento è vano, un pagano vive nei sentimenti, un pubblicano vive mosso dall'attaccamento al denaro, ai soldi, agli obiettivi umani da raggiungere. Il merito è Cristo, è fondare la vita in Cristo, in questo amore infinito che distrugge il peccato e che ti porta a rinunciare e a lasciare nelle acque del battesimo, nei sacramenti, l'uomo vecchio, l'uomo schiacciato dal demonio. Ti fai rinunciare al nemico, perché il vero tuo nemico è l'uomo vecchio, l'uomo che appartiene alla carne, che appartiene alla terra. Quello è il tuo vero nemico. Allora amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico, perché il vero nemico già non c'è più dentro di te. Cioè tu puoi stendere le braccia e accogliere questo nemico per farlo amico, accogliere Giuda dentro di te, amarlo, stringerlo, accogliere tua moglie così com'è, tuo marito così com'è, i tuoi figli così come sono, accogliere una malattia, accogliere un fallimento, accogliere quello che sia, che è nemico della tua carne. Amerai il tuo nemico perché ti porta Cristo, ti porta l'essenziale per la tua vita, il fondamento della tua vita. Amerai il tuo nemico perché il nemico distrugge l'uomo vecchio in me. Tua moglie è nemica dell'uomo vecchio che è in te, dell'uomo della carne, ma tua moglie è amica di Cristo in te. Perché così è stato per te? Io ero nemico di Dio, ero nemico di Cristo, sono nemico di Cristo. E Cristo ha lasciato che questo nemico lo uccidesse per lasciare che quel male, attraverso dei quei chiodi, rimanesse incollato in quella croce e non mi facesse più male, e mi giustificasse e mi trasformasse in suo amico, quello per cui io sono nato, quello per cui è nata tua moglie. Se è tua nemica è perché desidera Cristo e lo troverà in te, certamente. Se ti converti, se in questa quaresima lasci amare, entri nell'acqua del battesimo, cambiano tutti i rapporti, cambia tutto. Amerai il tuo prossimo, al di là dei sentimenti, al di là dei momenti, amerai il tuo prossimo sempre, anche quando il tuo prossimo diventa nemico, e amerai anche quello che è lontano e sarà nemico per tutta la vita. Lo amerai perché è l'unica forma ragionevole, perché è l'unica forma che ha salvato te, è l'unica forma che in questo mondo appaia il cielo, è l'unica forma vera che vince la morte, l'amore che va a chi ci dà la morte, perché la morte in noi è vinta, perché Cristo è risuscitato dai morti, ed è quello che andremo a vivere, a celebrare, a cantare, quello che sarà la nostra vita, la Pasqua. Dobbiamo passare per questa morte dell'uomo vecchio. Coraggio, Cristo è risorto, fratelli, vuol dire che il nemico vero è morto, è ucciso. Tu puoi essere perfetto, perché se Cristo è risorto, la tua vita è perfetta, non manca più di nulla. Vita e vita eterna in ogni istante della tua vita, nello studio, nel lavoro, dovunque, a 15 anni come a 32, come a 89, sano, malato, solo o in compagnia. Cristo ha vinto la morte, sei perfetto, come è perfetto il Padre, che ha in sé la vita, e la dà al figlio, e il figlio la dà a te, per farti figlio del figlio, da nemico a figlio. Ecco il cammino quaresimale, ecco la Pasqua, dall'Egitto alla terra. Buon proseguimento quaresimale.